il momento dell'unboxing, di farvi vedere tutto. Allora, i Gundam credo che me li tengo per la fine. Iniziamo dai vestiti. Ho trovato un pop-up store, Code Geass, come potete vedere. Questa qua è veramente bella. Fear of God, sono riuscito a trovarli, questi jeans sono di parecchio tempo fa. Secondo acquisto. Guardate che figata. Allora, poi qui c'è la roba un pochino più ricercata. Questa è Capitol, questa è roba proprio per me. Capitol è un brand, diciamo, da hipster, se vogliamo, non saprei come definirlo, di roba prettamente di denim, quindi di jeans. Denim Man Loves Cat. Poi una maglietta particolare di Stussy Oversize. Bape, classicone maglietta di Bape con la scimmia, eccetera, eccetera. Una camicia bellissima, ragazzi. Tutta l'argona. Ho preso questi jeans di Undercover che hanno qui praticamente un tessuto elastico. Fascia per il kimono cucita con i piedi da qualche nonno. Il kimono. Questo è il kimono che ho preso. Molto particolare, semplice, tra l'altro con un tessuto estremamente morbido, tipo setoso, non saprei come definirlo. Il colore, se vedete, è particolare. Vediamo se mi avvicino, se si vede. Non so se si vede, che ha tipo dei puntini neri. Sono in rilievo. Non è finita la roba da vestire. Ho preso questo blazer, sempre da Capitol, con una nukes, che vedete qui. È una roba del genere, con le spalle molto grosse. Ho trovato anche queste harness da uomo da mettere sopra la camicia. Allora, andiamo a vedere, che ne so, passo al cibo che ho comprato. Ho preso questi qua, che sono delle bustine che contengono questi snack di riso. Questi qui sono al caramello salato. E questi qua non ho la più pallida idea, sono svariati gusti assieme. Li devo provare, ci sono vari gusti di tutti i tipi. Lì tra l'altro li puoi assaggiare, ho fatto pure una figuraccia perché ci stavano queste cose dove quello che fa, li puoi provare, bla bla bla, vado là, io apro e lo prendo con la mano, uno invece devo prima prendere le pinzette, metterlo in mano e poi mangiarlo. Mi hanno guardato infatti malissimo delle signore anziane. Poi ho preso i dorayaki di Doraemon, perché così dirò che io li ho mangiati in Giappone, i dorayaki, che quindi non ne voglio altri, li rifilo agli amici perché non sono un grande fan. Poi ho preso questo sake che si chiama Sushin Tokai no Agebono. Cioè, questo è proprio... Cioè, c'era scritto Agebono e ho detto non posso non prendere un sake che si chiama Agebono. Cioè, c'era scritto così, quindi l'ho dovuto prendere per forza, costato una cifra. E poi ho preso questi. Allora, non mi ricordo come si chiamano. Aspettate che uso Google Lens. Castella. I Castella. Sono come delle pan brioche, non lo so, fatte a rettangoli. Sono una fottuta droga! Sono droga questi cosi! Regà, me ne mangio un'ora. Non è un panetto di cocaina, non è un panetto di C4, sono i Castella. Boh! Ah, ma sono già tagliati! Ma sono già tagliati! Ragazzi, questa è la droga mia che ho trovato in Giappone. Vedo che il sopra non andava mangiato della carta. Non andava mangiato il sopra. Vabbè. Mamma mia, raga, quanto è buono. Mi sembra tipo quando tua madre prova a fare la torta in casa e gli viene male e gli viene insipida. E tu però c'ha quel non so che di casalingo, di casa. Cioè io... C'è qua, ci hanno provato. Pan di Spagna, ma sì, non ho mai mangiato un pan di Spagna del genere. È buonissimo. Questo, col sake che è buono, è fatta la combo. È il momento delle figures, ok? Iniziamo dai gacha. Tanto vi faccio vedere della roba che ho vinto alle macchinette. Terzo try, secondo try. Sono fortissimo. Ti guardate questo qua con il frutto con gom. Questo qua, e dentro ovviamente c'è Rufy. Questa è una sorta di entrata di un tempio, tutto rosso. Ma che è sta roba? Boh, non ho più pallida idea di chi sia. Poi il gattino di Sailor Moon, che non so questo qual è. Questo è il regalo per Kurban. Che tra l'altro è quello che volevo, che è incredibile, con la fascia, con tutto, che fa troppo scassare da ridere.
comunque sono tutti gacha, quindi roba che ti esce random tra una selezione di robe. I gacha sono delle macchinette dove tu metti un tot di monete dentro, giri, ti escono queste palline e dentro c'è roba. Questo è quello che piace a Bea, com'è? Si chiama Sally? Che però secondo me è fatto malissimo, però dettagli, a Bea gli piace. Beh. Sono dei gattini porta bacchette, cioè posa bacchette. Ah, ma questo qua è Doraemon che si mangia il coso, il Doriyaki, tra l'altro. Se mangia il Doriyaki, cioè, nel senso, gli copre tutta la faccia per come se lo sta a mangiare. Queste sono le bacchette che mi sono preso io in un negozio a Shibuya. Molto classy, in legno, non lo so, prese probabilmente da qualche vecchietto poverino vicino al Monte Fuji. Iniziamo con la roba più mainstream. Per prima cosa, official artwork giapponese di Bloodborne. Per farvi vedere. Cioè, ragazzi, guardate sto pezzo qua. Cioè, guardate che roba qua sto disegno. Veramente, veramente bello questo. Artwork di Sekiro. C'ha della roba dentro veramente insana. Mamma mia, i dettagli che ci sono qui dentro. La roba è insano, ragazzi. C'è pure la pistola sua. Qui in basso a sinistra. Non so se vedete, è una roba incredibile. Qua abbiamo un altro pezzo bello, bello interessante, secondo me. Devo dire, questo è molto incazzato come pezzo. Non potevo non prenderlo. Almeno quello del primo Dark Soul. Mamma mia, quindi, cioè rea, no, vabbè, rea. Bellissimo, tutti artwork del gioco, di design work, proprio questo qui più che artwork. Poi ho preso della roba particolare, per esempio questo qua di JoJo, è stata fatta una mostra nel, mi pare 2009 è questo, risale al 2009. Praticamente è una collezione di vari sticker di questa mostra che è stata fatta. E per esempio troviamo questo, i biglietti, qui dentro ci sono i biglietti della mostra per certificare l'autenticità. E dentro c'è un set di sticker di ogni serie di JoJo. Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusader. Poi ho preso questo che non ho aperto e non so se mi sono capito bene con il tizio della libreria. Tra l'altro Araki, se non sbaglio si chiama Araki, il mangaka di JoJo, come sapete è un grande appassionato di moda. Tra l'altro in rilievo, ragazzi, sta roba è allucinante, tutto in rilievo, una cosa insana. E qui avete visto della roba che ho comprato, però non è finita qui. Mi sono comprato questa roba in un negozio che c'ha tipo tutte maschere high tech, cerchietti con le orecchiette tipo da gatto, super high tech, robotiche, così. Mi sono comprato questa fascetta che io la metto qui sul pantalone. Io ancora non ho aperto questo. Questo è un gacha di Pokémon che non ho aperto. Andiamo a vedere subito cos'è. No, ma che mi è uscito? Ma no, ma mi è uscito quello con la seconda evoluzione. È un tipo una sorta di diorama, se così si può definire, piccolino da mettere dentro questa sfera, che come vedete è la sfera Poké che bisogna costruire. Però mi è uscita la seconda evoluzione di Swampert, quella merda. Mudkip, madonna mia, che sadness. Comunque, dato che per me questo viaggio in Giappone è stato anche un tuffo nel passato, in quello che erano delle cose che io facevo da piccolino che venivano dal Giappone, ma ormai sono praticamente introvabili qui. Per chi è di Roma ed è un appassionato di queste cose, si ricorderà che a San Paolo la domenica mattina si tenevano le corse di Mini 4WD nel mega circuito loro nella piazza, e allora ho dovuto comprare delle cose di Mini 4WD. Ho comprato il Dash della Tokyo Cup, della Japan Cup, non Tokyo Cup, scusatemi. Ho comprato anche questo qui, che è un telaio semitrasparente. E poi ho comprato dei classiconi delle Mini 4WD. Ho comprato due classiconi, vi faccio vedere qua. La Scorpion e poi la Ciclone, che ci sono vari modelli e così via. Tra l'altro ho pagato un cazzo, cioè 1000 yen l'uno. Fate voi il conto di quanti sono 1000 yen, cioè un cazzo. E ho comprato queste due, che sono dei classiconi. Sicuramente l'avete già visti questi modelli. Ma ora passiamo alle figures, ok? Che sicuramente volete vedere queste figures. Allora vi passo a quelle lì che sono pure regalo, che ho preso.
E poi vi faccio vedere quelle che ho comprato per me. Questo non è un regalo, ma l'ho pagato 2500 yen. Non sono un fan di Dragon Ball Super, però ragazzi, io con tutto il rispetto, 2500 yen per il Goku Swag, cioè, capito? Allora, qui ci sono vari regali. C'è un regalo che ho fatto io a Lomba, c'è una cosa che mi ha fatto comprare Lomba per Corinna, vari regali per amici, generici, e poi c'è pure un regalo che ho fatto io a Lomba. Questo è di Lomba, lo apro e non me ne fotte un cazzo. Pagato, se non sbaglio, 10.000 yen. No, forse un pochino di meno di 10.000 yen, sto trollando. Però questo è molto... Dammi un secondo, eh. Lomba ha voluto questo tantissimo. Come lo chiamo io, il Vegeta dal culo piatto. Vegeta calabrese anche, per gli amici. Ma è bello, eh. Pure bello grosso, ragazzi, là. Questo invece l'ho regalato io a Lomba. Ecco qua. Questo è il mio regalo che ho fatto io a Lomba. Lomba era indeciso tra prendere questo o quel Vegeta Super Saiyan 4. E allora questo gliel'ho regalato io. Che palle, ogni volta che devo montare la roba mi prende il magone, raga. Vabbè, lo monto così perché poi non ho voglia. E vi giuro su Dio, c'è il dettaglio qua che gli manca il braccio della manica della camicia, che non me l'aspettavo, con il risvoltino e tutto il resto, cioè pure perché è coperta alla fine e da sotto si vede proprio. Ma è un casino farvelo vedere. Non me l'aspettavo, è fatta veramente bene, cazzo. Questo che Axel mi deve dare i soldi. Sì, Blu, clippa entrambe le cose per Lomba, pure Shanks, clippagliele tutte e tre, clippagli pure la quarta clip con cui dico che mi deve una marea di soldi. E ora arriviamo a della roba molto interessante, ragazzi. Allora, guardate, ce n'è una nascosta qui dietro che non dovete vedere perché la dovete vedere per ultima. Ah, tra l'altro un altro mio guilty pleasure. Maschere per il viso asiatiche. Ragazzi, io non faccio mai le maschere, non le faccio mai. Però quelle poche volte che le faccio voglio proprio tipo la roba più strana e incredibile che esiste. Non so nemmeno se fanno effetto, cioè io me lavo tra un po' con l'acqua del gabinetto per farvi capire. Non ho mai fatto skincare in vita mia, non so nemmeno come funziona, lo metto solamente perché boh, cioè, è bellissimo, è super comodo e tutto il resto. Allora, non so se farvi vedere il pezzo no, tanto mo faccio vedere. Iniziamo con questo che me lo sono andato a cercare, anzi, sì. Allora, questo è si chiama Dioramatic, e ho scelto di prendere Yamato, ho cercato in giro se trovavo Oden, ma non sono riuscito a trovarlo, che mi piacesse come era fatta la statuina, la figure, quindi ho optato per Yamato in versione bianco e nero. Poi la devo montare meglio, ovviamente. Vi piace? Con questo bianco e nero? Esiste pure a colori, però ho optato per questa versione perché cercavo una roba un pochino più particolare. Kataguri, ragazzi. È uno dei miei personaggi preferiti, che è uno dei cattivi che mi è piaciuto di più, se non, boh, per me è il mio preferito, in assoluto. E questa figure con questa forma mi ha fatto impazzire. Ragazzi, cioè, è veramente bellissima. C'è pure l'altra, che è quella con il bastone e il... avete sentito che lui c'ha quella cosa a girocollo intorno? Ah, e poi c'è un altro pezzo forte che ora andrà qui davanti e ve lo faccio vedere. Ed è questo. Bello questo, eh. C'era pure Rufing, Arfort, Ace, pure non mi ricordo che cosa faceva, e simili. Come vedete c'è pure la parte del fumetto sotto. Però personalmente questo è quello che mi piaceva di più, se vi devo dire la verità. Questa è quella che io ho trovato più bella, sia da vedere, cioè proprio come era fatta, la posa, la grandezza e tutto il resto, e ho preferito prendere questa. Voi credete che abbiamo già finito qua? Dai, ci mancano tutti i Gundam e altre figures che ho comprato per me. Aspettate. Abbiamo questo che manco lo monto, che è un regalo.
e dovrebbe essere l'Eva di Evangelion 3.0 più 1.0 del film, che è quella a quattro braccia con la doppia lancia, tutto snodabile, si possono fare varie configurazioni. La configurazione più bella che ho visto era con le quattro braccia aperte così, che teneva le due lance degli apostoli. Ecco qua l'altro mio guilty pleasure che ho preso, con effetto brushed. Non so se lo notate, che c'è un effetto come di come di una spazzola. E poi, ragazzi, c'è lui, Er Vegeta con la matita. Er Vegeta che va a fare serate un po' strane. Er Vegeta dei Maneskin. Majin Vegeta, ragazzi, l'ho dovuto prendere perché secondo me nella serie è un punto incredibile. Le Magic, ragazzi, non costano niente. Cioè, ho pagato certe carte 80 yen, roba che qua costa 7-8 euro, 10 euro, roba varia. Allora, questo l'ho preso per i... a cazzo di cane, perché io ce l'ho in verità giapponese, foil, full artwork, ne ho due di queste. E io ho trovato queste, ragazzi, che non le avevo mai trovate. Non le avevo mai viste. E le ho dovute comprare. E ora... passiamo al gran finale. Passiamo al gran finale, perché nel gran finale c'è la roba di Gundam incazzata. Allora, questa qua è la nuova serie di Gundam. Sono questo qua, i Demi Trainer con il kit di armi. Demi Trainer più kit di armi che ho preso. Questo Gundam Unicorn versione Black, in questo caso il Banshee sarebbe, cioè io lo chiamo Unicorn, ma in verità è il Banshee. Fatto assieme a Nike. In verità è da aprire, ve lo dovrei far vedere, ma vediamo se si vede. È questo qui che vede qua. Poi ho preso questo, che è il Fuzz. Però questo qui è un kit del cavolo. L'ho preso solo perché ha dei bei dettagli quando lo monti tutto completo. Vi faccio vedere dietro, tutto completo viene così. È un bel kit, è una roba particolare questo. Non è un Gunpla, però è molto bello, è fatto molto bene, ben dettagliato. Ho trovato questa perla, ragazzi, che è una roba che non si trova più, che è un real grade, è piccolino, quindi è 1x144, però sono impossibili da trovare attualmente questi qua. Questo qui, aspettate, ve lo faccio vedere. La Stray Red Frame, che è quello lì con famoso per avere la spada da samurai, più o meno come viene è così. Questo qui è molto particolare perché è veramente estremamente dettagliato, è fatto molto bene a livello pure di plastica e dettagli. E qua passiamo a una roba molto particolare che secondo me passa sempre in sordina, non è molto apprezzata, ma io lo trovo personalmente molto figo. È un Master Grade questo, quindi dovrebbe essere un 100 se non sbaglio la versione, che poi in verità un 100, ma non rispettano mai le misure come Gundam reali, vabbè, quello sti cavoli. Questo qua passa sempre in sordina ed è il buon caro vecchio sniper che si vede in qualche puntata di Gundam. E poi ho preso questo qua, che era per il 35esimo anniversario. Questo qua è un classicone, una cavolata, potete vedere, con tutto il vari set di armi. Ma questo qua perché è il classicone, l'ho voluto prendere ed era la versione per il 35esimo anniversario. E ora i pezzi forti, che lo sono il Bile e il Barbatos Lupus Rex. Barbatos, ragazzi, è introvabile questo qua. Cioè, sono eccessivamente snodabili, si possono mettere in varie configurazioni, c'è tutto il kit, cioè questo per farvi vedere è la sua arma. Mi piace anche lo spadone stile Gatsu. Questo gli si può mettere di lato, che la tiene di lato, mentre lo metti in modalità bestia praticamente, in modalità re lupo. Snodabile, configurabile, eccetera, eccetera, per creare varie situazioni in cui lo si può vedere. E questo invece è il Bile, che c'è pure la versione questa qua in stile Rage Mode, sempre dello stesso anime, lo potete vedere. Poi ovviamente ci devo attaccare le ali dietro, che sono queste per esempio, che devono essere attaccate dietro. Bisogna metterlo in varie posizioni e configurazioni. Le varie armi, le spade, tutto il resto da metterci sopra. Quindi niente, questa è la roba che ho comprato in Giappone e mi sono portato a casa, tra regali per gli amici, regali per me stesso e cibo, roba da bere e così via.